Ben ritrovati, siamo in compagnia di Emanuele Tarditi. Serviva la tua freddezza, serviva la lucidità della squadra in un finale punto a punto, perché finalmente la squadra è tornata a mostrare la faccia combattiva fino alla fine. Nel supplementare i tuoi 5 punti hanno poi dato là appunto a questa bel ritorno alla vittoria. Sì, serviva una vittoria dopo queste tre sconfitte e volevamo vincere in casa, sapevamo che dovevamo partire dalla difesa e siamo riusciti a difendere, a tratti abbiamo fatto errori, il supplementare è sempre un'incognita, però siamo riusciti noi a avere la meglio. E questa sera si è visto avere una grande voglia, un grande aiutarsi in difesa che forse era un po' mancato nelle ultime partite. Come si riesce adesso a mantenere questa rotta? Perché la squadra ha dimostrato questa sera che sa combattere, sempre competere anche con le prime della classe. L'aveva già dimostrato prima, ma è tornata a farlo. Sì, sicuramente questo appunto era l'obiettivo, tornare come nelle prime partite a difendere di squadra, aiutarsi, avere energia in difesa e dobbiamo provare da oggi a tornare su quella strada e in quel modo riusciremo a vincere le partite. Allora, grazie mille e allora complimenti a Emanuele Tarditi, Grazie. grazie. Ben ritrovati, siamo in compagnia di Concia Comuzzi, grande vittoria supplementare con Pavia, combattendo fino alla fine, ce n'era bisogno di questa vittoria. C'era bisogno perché arrivavamo da tre partite dove avevamo alzato un po' la cresta, devo dire la verità, io l'ho detto ai ragazzi, eravamo poco umili, oggi abbiamo giocato una partita con grande umiltà, con il sacrificio che avevamo nelle prime partite, si è visto, abbiamo giocato punto a punto, poi è finita per episodi, devo dire Pavia è una grande squadra, ci ha messo in difficoltà, è molto fisica, è una squadra che merita i primi posti della classifica ed è stata costruita per quello e oggi si è visto in campo. Abbiamo dovuto fare una prova superlativa da quel punto di vista lì, ma a tratti non giocando benissimo, però difendendo, sporcandoci le mani e sbucciandoci le ginocchia anche quando c'era bisogno di fare un aiuto a un compagno, questo è lo spirito giusto e si è dimostrato. Per l'ennesima volta, arrivando punto a punto, riusciamo a vincere le partite. Quindi questo è un altro segnale che questa squadra, quando arriva lì, c'è, però per arrivare lì bisogna mantenere l'umiltà che abbiamo avuto per gran parte di questo inizio di campionato e che abbiamo perso ultimamente nell'ultima parte. Sì, e invece allora ti chiedo una battuta per chiudere, come si mantiene allora questa faccia che abbiamo visto questa sera? La faccia si mantiene lavorando sulla testa dei giocatori, continuando a lavorare duro in allenamento e facendogli capire che soltanto in questo modo qua noi riusciamo a portare a casa le vittorie e sicuramente, come ho già detto loro, è importante che facciano un passo per gli altri e non pensino alla loro partita e basta. Quindi dobbiamo pensare ad aiutare i compagni e quando si aiutano tra di loro viene fuori una squadra compatta, coesa, che dimostra di poter vincere contro le prime della classe. E questa sera lo dimostrate come. Grazie mille e complimenti, Coach Acunzi. Grazie a voi. Grazie.